Dal dicembre 2007 al dicembre, cioè dicembre 2000 al 2007 abbiamo fatto 54 casi, 26 in urgenza con 10 resezioni e 28 in elezione. Abbiamo l'anestesia di scelta è stata quella epidurale, una degenza media di 3 giorni punto 2, un follow up di 18 mesi. Dall'aprile 2007, periodo in cui disponiamo delle UHS anche per le ernie inguinali, usiamo la UHS anche per le UHSM per l'ernia femorale. E risultati: non abbiamo infezione, non abbiamo recidive, non abbiamo infezione neanche nei casi in cui c'è stata resezione intestinale contemporanea. Discomfort, adesso qui parlare nocicettivo, propriocettivo, nevralgico, e tutta, c'ha una testa così, ieri non, adesso non capisco più niente, però è molto più è veramente molto limitato. L'abbiamo avuto in pochi casi che hanno richiesto un po' di antinfiammatorio per più di una settimana e poi se n'è andato via. Non so se fosse noci, proci, propriocettivo e tutto quello che era. Però insomma sono stati bene. Abbiamo avuto una grossa complicanza, abbiamo avuto una rottura di aneurisma iliaco 24 ore dopo la procedura di ernia, di riduzione di ernia femorale. E qui non abbiamo ben capito perché e cosa sia successo. Una possibilità è che il paziente avesse l'aneurisma sintomatico nel momento in cui noi l'abbiamo operato. Abbiamo pensato che l'ernia femorale fosse il suo problema, gliel'abbiamo ridotta, l'aneurisma ha seguito la sua strada e si è rotto. Questa è una possibilità. Comunque, è l'unico problema che abbiamo avuto. Le conclusioni. È difficile trarre conclusioni da piccole serie di pazienti con follow-up molto corti, e queste sono... Anche altri lavori portano delle serie, io ho letto lavori di 6, 7 pazienti, 27 pazienti, 50, 83, quella che è di un giapponese, quella la serie più lunga che ho letto. È una nicchia, ripeto, è una piccola, è una percentuale molto piccola di difetto di parete, che può creare però grossi problemi, grosse complicanze. Noi pensiamo che con questa tecnica semplice si possa ridurre il tasso delle complicanze. Siamo convinti che questa tecnica sia il modo più facile per affrontare le grosse ernie e o complicate ernie femorali. È una via ben conosciuta, la tecnica è semplice, è una riparazione tension free, non c'è migrazione di protesi, consente grande comfort perché non c'è la laparotomia, e in ultima analisi il confronto UHS-PHS è positivo nei confronti dell'UHS perché si posiziona molto meglio avendo il disco dell'underlay un po' più consistente, quindi si posiziona molto meglio, e il connettore è più morbido, per cui si fa meglio a richiudere il legamento inguinale. E con un saluto da Ferrara, io vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso.